uscire più il primo giorno e quindi abbiamo cominciato a fare quel lavoro è rimasta impressa questa sporco. cosa perché si vede ancora oggi quando giochi, Eh sì, spesso non esco mai da lì. No, non solo non esci, dai la sensazione che lo comunichi non soltanto giocando, ma con il linguaggio del corpo, con il Sì. linguaggio degli occhi, con la gestualità complessiva che tu vuoi che quella rimanga a casa tua. Sì, è così fondamentalmente, cioè, il mio ruolo ormai è quello e mi piace anche che sia così. Sì, è bello, è gratificante, immagino. Sì. Senti, si va verso questa partita contro Potenza, peraltro mi corre anche, tra virgolette, l'obbligo, non è un obbligo, è un piacere, di salutare Tony Trullo, il coach di Potenza, arriva per la seconda volta, un ex allenatore di Trapani, molto stimato e voluto bene, Tony Trullo, di origini abruzzesi, insomma, una persona, sul sito l'abbiamo definito un signore del parquet, perché lo è veramente dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista del rispetto, della stampa, dell'ambiente. E ha detto delle parole bellissime nei confronti dei tifosi trapanesi, che chi vuole può andare a vedere sul sito. E torna qui per la seconda volta ad avversario, come accadde anche a Bernardi, che era venuto qui con Caserta e poi è tornato con Massafra. Trullo era arrivato qui con Brindisi, arriva qui con Potenza. Speriamo francamente che faccia la stessa fine, però nel senso che viene sconfitto, che Trapani vinca. Andiamo a dare un'occhiata a questo quadro. Allora, Latina Palestrina, Massafra Ruvo, Trapani Potenza, Ostuni Ferentino, Anagni Patti e Rieti Molfetta. Dicevo, mi corre l'obbligo di salutare Tony Trullo anche perché questa trasmissione viene messa in rete sul sito e quindi magari se clicca sopra. Tony, insomma, sei un gran bel ricordo per noi, poi ricordiamo che peraltro con Trullo, sebbene non si raggiunse la promozione sul campo, la disputa delle due finali poi regalarono effettivamente la possibilità di ripescaggio che si concretizzò a Trapani, che andò in Lega 2. Anche con il contributo di questo giocatore, che ha una squadra, una bellissima squadra, 11 vittorie di seguito in quell'anno per lui. Ma insomma, torniamo a noi, anche perché questo è passato e noi di più, caro Cristian, o come è ovvio che sia, interessa il presente. Potenza è una squadra che è un po' strana, perché ha una classifica che adesso, se la regia ce la manda in onda, è deficitaria. Peraltro quest'anno il campionato è quello che è, e ci sono 8 retrocessioni per lato e quindi Potenza a 6 punti, come potete vedere, e quindi chiaramente chi non è su, insomma, fa anche molta fatica. Però è una squadra che innanzitutto ha vinto a Latina, per dirne una. Poi, anche avendo perso in casa con Bisceglie e con Rieti, è accaduto dopo che ha dilapidato dei vantaggi molto consistenti. Qual è l'idea che ti fai sulla partita di domenica? Ma sicuramente non sarà una partita facile. Loro sono una squadra dove insomma ci sono dei giocatori importanti, Scrocco, Bagnoli, Di Vicca, Chiarastella. Tra l'altro l'anno scorso giocavo con loro a Massafra, quindi li conosco abbastanza bene come giocatori. Avranno sicuramente la voglia di vincere in casa nostra e noi la. Poi hanno, io sai, ho sentito Trullo, loro hanno questa convinzione vera, al di là della cortesia che ovviamente ci siamo scambiati, determinata dai risultati, che fuori vanno meglio che dentro, hanno vinto 2 volte fuori, insomma ci credono loro, eh. No, sicuramente ci credono, quando una squadra vince magari fuori anche 2 partite, dopo si sente anche magari più fiduciosa fuori casa che in casa, è anche normale. Però cioè, non credo che cioè, sarà così facile vincere, avere la serenità con cui hanno vinto, non so, da altre parti. Cristian, c'è un valore aggiunto che vi arriva dalle gare casalinghe, per il pubblico, per il calore? Come la sentite voi questa cosa? No, rispetto all'inizio del campionato si sente molto di più il pubblico, la presenza del pubblico, anche l'affluenza. E anche questo è un obiettivo, no? Che uno vuole un po' raggiungere, far tornare insomma, più gente al palazzetto per far sì che insomma, il sesto uomo in campo sia il pubblico di Trapani, anche un po' più rumoroso, no? Magari anche nei momenti in cui magari abbiamo dei momenti di difficoltà, Diciamo la farsi verità, sentire. anche nei finali di partita è veramente importante Eh avere una sì, no, presenza. sì. Io ti dico, dopo l'esperienza di San Severo è importante, sì. Quando ne hai 4.000 che fanno confusione, si sente la spinta Assolutamente. dietro la schiena che ti spinge verso il canestro. Nella tua, come dire, nella percezione che hai tu di questo basket Trapani, no? Perché poi ognuno di noi, ovviamente, come naturale, giusto che sia, le sue idee. Su cosa punteresti più l'attenzione? Traduco meglio. Qual è la cosa che va migliorata più velocemente, secondo te? Al di là del rientro di Arias Svoboda, che è fondamentale.
fondamentalmente, cioè, nel senso, dal punto di vista tattico-tecnico, non ho neanche, credo, le capacità per potermi permettere di No, ma girare. anche, che ne so, una cosa semplice, semplice, dico, non so, coinvolgimento più dei lunghi, faccio soltanto un Ma io esempio. non credo che stiamo giocando male da dover cambiare. Secondo noi dobbiamo trovare più continuità a fare le cose. Ecco, Cioè, per esempio. il gioco che facciamo è un gioco che si addice alle nostre caratteristiche, soltanto bisogna svilupparlo più continuamente. Ovviamente, non essendoci mai allenati tutti insieme Esatto. per tutto questo periodo, è anche difficile. Ogni volta esce quello e entra l'altro, anche per abituarsi a giocare insieme. Faccio per dire, con Guarino non avevo mai giocato insieme negli allenamenti tranne le ultime 2 settimane, perché ovviamente per problemi fisici. Già comunque sia in 2 settimane abbiamo trovato una piccola intesa, come magari può essere un passaggio contro la zona che è successo durante la partita di Di Massafra, domenica scorsa, sì. che magari prima non, neanche ci guardavamo negli occhi perché non eravamo neanche abituati a farlo. Una grandissima, forse inestimabile risorsa di questa squadra è la sua capacità di, o meglio, la sua possibilità di trovare diverse soluzioni offensive. Ad esempio, domenica scorsa, secondo il mio modestissimo, parere, la capacità e la pervicacia proprio di Bisco, nel cercare uno contro uno ripetuti alle tacche ha giovato non soltanto alla fiducia in se stessi, in autostima, ma ha aperto linee di passaggio e ha aperto il campo nella maniera che poi ha cambiato la partita. No, sicuramente come potenziale offensivo l'abbiamo molto alto, nel senso Bisco dentro l'area sa giocare bene in attacco e i nostri esterni sanno anche far canestro fuori, quindi avere con le nuove regole, anche con la nuova disposizione dell'area, avere un gioco interno efficace favorisce sicuramente anche il tiro da fuori. Poi ovviamente anche viceversa bisogna avere un po' di fase difensiva curata, aggressiva, che magari nei momenti in cui non c'è, ecco che devo entrare Si io a soffre, darla un esatto, bravo Cristian, po', no? ci pensi tu. Senti, visto che poco fa parlavi di questa tua inclinazione, predisposizione anche a parlare con i giovani o dire la parola giusta nel momento magari di scoramento, no? Due argomenti. Uno è Tardito, che io immagino domenica scorsa sia andato a casa soprattutto con l'impressione con se stesso, con l'idea di aver fatto una brutta partita, e questo secondo me non è neanche giusto, perché ha giocato 7 minuti, insomma, in 7 Sì, minuti non sì. si può valutare una prestazione. Cosa dici di lui? Poi ti parlo d'altro, sempre Luca ha dei un giovani. grande potenziale, e ovviamente adesso ritrovandosi un po', diciamo, rimesso in discussione per il rientro di Santa Rossa, magari può ovviamente suscitare qualche piccolo pensiero, però ovviamente penso che una persona intelligente capirà che il suo spazio, se si allena come si è sempre allenato, ritrova la serenità, lo troverà ovviamente. E a proposito di questo, Christian, proprio mi dai l'assist per chiederti quello che avevo già in mente di chiederti, ovvero si sono trovati degli equilibri nuovi senza Santa Rossa e Svoboda, poi solo senza Svoboda e con Santa Rossa, e sono dei work in progress a tutti gli effetti, perché nell'equilibrio di una squadra queste sono delle cose che prima devono essere anche assimilate, metabolizzate nello spogliatoio, nella gestione del minutaggio e quant'altro. Ma comunque questi equilibri sono stati trovati perché Cantagalli è stato bravissimo, perché Picchianti è bravissimo, perché Mollura quando entra dal suo, perché Tardito è stato bravissimo, magari non domenica ma in molte partite, poi rientrano i titolari e come si fa a ritrovare l'equilibrio giusto, a rimettere tutto in discussione e a ripartire per bene? È solo compito dell'allenatore o c'è anche per esempio del lavoro nello spogliatoio, ci sono delle parole No, no, spese dai sicuramente compagni? cioè, per chi magari adesso si è trovato a giocare un po' di più e a ritrovarsi a giocare un po' di meno, sicuramente magari può creare dei piccoli problemi, ma dal punto di vista magari della fiducia e della voglia magari di stare al palazzetto. Però io penso che comunque sia chi è venuto in questa squadra sa il ruolo che doveva ricoprire. Nel senso, abbiamo davanti magari giocatori di un certo calibro e sapevamo che noi eravamo coloro che dovevano, diciamo, in un certo senso sostituire o dare il proprio apporto quando questi giocatori venivano tolti. Ce lo sapevamo fin da quando siamo venuti qua, cioè adesso non è che possiamo dire io voglio giocare perché, cioè, sappiamo che Sì, però giocatore. poi insomma, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso che un conto è dire sì, ok, quando rientra so che devo giocare di meno, poi quando Ma effettivamente il adesso. titolare rientra, Sì, in quei pochi minuti fai fatica a ritrovare. però si parla di ragazzi di 20 anni, nel senso che la B1, non so, adesso non so il curriculum di Luca o di Alessandro, eccetera, eccetera, ma. Però probabilmente la B1 giocata 20 minuti non l'hanno mai giocata, credo già giocare 10-15 minuti in B1 in una squadra che per vincere il campionato possa essere già una bella soddisfazione. Almeno io alla sua età avessi potuto farlo, l'avrei fatto forse anche pagando. Certo, senti, siamo verso la
chiusura di questa chiacchierata, che è stata molto gradevole. Io ti ringrazio veramente per la tua disponibilità. Ti volevo chiedere dal punto di vista proprio personale e anche professionale, con un pizzico di curiosità, che però non è, come dire, fine a se stessa, ma che veramente i tifosi sono appassionatissimi di voi. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Cosa pensi di fare della tua vita? Non dico quando smetti di giocare, ma anche in questi anni di carriera. Come ti immagini il tuo futuro prossimo e guardando un po' più in là? Sicuramente per quanto riguarda il basket, il mio futuro, il mio sogno sarebbe vincere questo campionato qua a Trapani. Quindi la festa più grande per me quest'anno è questa, sarebbe il più grande sogno che vorrei realizzare. Poi per quanto riguarda la vita, già abbiamo, diciamo, un po' messo qualche base insieme anche alla mia fidanzata Che è dietro le telecamere, che salutiamo. per il nostro futuro, e quindi non mi lamento della mia vita, sono felice. Insomma, guardate che schizzo di felicità che è arrivato in questo venerdì sera, quando tutti siamo un po' più sereni perché il weekend finalmente è alle porte, abbiamo gli impegni agonistici da seguire e tutto il lavoro della settimana che è stato sfiancante per tutti noi, e non parlo di me assolutamente, alle spalle. E quindi io ringrazio Cristian Cappanni per il suo Grazie sorriso. a voi. Molto in antitesi, e questo ci fa tantissimo piacere, con la sua combattività, con la sua pugnacia della domenica. Chissà, magari ricapiterà di averlo qui. E Ah, oh, non si sa mai nella vita. appuntamento a venerdì prossimo per www.iltrapanibasket.it. Seguite il sito, seguite il giornalino che già ne dicono nei bar. Seguite Radio Cuore 89.6 89.9 ogni giorno 17.45 in diretta, sempre con lo spazio con lo stesso nome. Grazie a Rosario Milano, a tutti i tecnici del Sud. Ci vediamo venerdì. Grazie, Cristian. Buona Ciao. serata, ciao.